che questo paese non ha energia, non ha quella voglia di futuro, non ha quella combattività, non ha quella voglia di cambiare se stesso che è tipico delle società dinamiche e giovani. Noi siamo un paese che ha la testa rivolta all'indietro, siamo un paese dominato dalle paure, dall'insicurezza, siamo un paese erroneamente convinto che ieri fosse meglio di oggi, e non c'è nessuno più delle donne che può testimoniare che non è vero che ieri è meglio di oggi, perché se è cambiata la società lo si deve anche al grande segno che le battaglie delle donne hanno portato con sé. È un paese che ha fattori di squilibrio spaventosi, il debito pubblico, l'evasione fiscale, il mezzogiorno nella condizione nella quale si trova e alla quale giustamente ieri il governatore della Banca d'Italia ha fatto riferimento. Ma uno dei fattori di squilibrio e di arretratezza del nostro paese è dato anche dal fatto che noi siamo tra i paesi europei quello che hanno una percentuale minore di donne che abbiano un'occupazione. Ho davanti un foglio non perché abbia un discorso scritto, ma solo perché ho delle cifre. Tra i 15 e i 64 anni il tasso di occupazione femminile è al 46,3 contro il 70,5 degli uomini. Se rispettassimo il protocollo di Lisbona, gli obiettivi di Lisbona, dovrebbe essere il 60%, e questo significherebbe 3 milioni di donne in più al lavoro. Le donne giovani al lavoro sono meno degli uomini, tra i 25 e i 34 anni il tasso di occupazione femminile è il 58,8 e quello maschile è dell'80%. Questo vorrebbe dire che ci potrebbero essere 900.000 donne in più al lavoro. Guardiamo l'aspetto dell'istruzione, della formazione. Le donne si laureano più degli uomini, proprio perché, lo diceva una delle persone che è intervenuta prima, c'è anche una maggiore determinazione, una maggiore voglia, talvolta un maggiore talento. E tuttavia, a 3 anni di distanza dalla laurea, un uomo guadagna il 29% in più di quanto guadagna una donna. In media, sul totale della popolazione lavorativa, si stima che le donne guadagnino il 23% di quanto guadagna un uomo. Le donne